Lei, ho capito il suo ragionamento, che il suo ragionamento, io sono, mi sottopongo alla Severino, non la violo perché adesso sono pronto ad essere sospeso. Ci dica No, però un sono po' pronto di a fare più. ricorso contro eventuali Certo, però nel provvedimenti. frattempo essere sospeso perché Sì, la Severino se non c'è deciderà il sospeso. Presidente del Allora, Consiglio. la Campania ha 5 milioni e 7 di abitanti, no? La seconda, credo, escludendo la Sicilia che ha un suo, diciamo, un suo sistema legale diverso, un suo sistema elettorale diverso, un suo statuto diverso, è la seconda insieme al Lazio, però con un po' più di abitanti, dopo la Lombardia. Questi 5-7 possono oggi, 5-7 milioni di abitanti, pensare che hanno un governatore e una giunta o no? E ci dica come e attraverso quale passaggio? Perché immediatamente dopo la proclamazione degli eletti sarà convocato il Consiglio regionale ed io proporrò la nuova giunta, il vicepresidente e la Campania continuerà ad andare avanti con grande tranquillità. Allora, io leggo invece che ci sono dei pareri legali anche fortissimi, diciamo, di persone che hanno titolo, tra gli altri è Pellegrino, l'uomo che ha cofirmato con la Severino, che dice che invece questo procedimento non è possibile, per una ragione molto semplice, essendo la Severino retroattiva, ed è stata retroattiva già nei casi, in alcuni dei casi che è stata applicata, in cui è stata applicata, lei di fatto non può neanche insediare la giunta, perché comunque nel momento in cui decade subito dopo, anche l'atto di nomina della giunta sarebbe nullo. Le cose che dice Pellegrino sono idiozie, Idiozie, va bene. punto. Ci sono eminenti giuristi che dicono che sono idiozie le cose che dice Severino. Ci sono altri giuristi che dicono cose ancora più significative, che cioè nei miei confronti, il nuovo eletto, la Severino non si dovrebbe proprio applicare. Allora, se vogliamo correre appresso a tutte le imbecillità che sentiamo sui giornali, io sono pronto. Ne troverò 10 Ma di perché più, sono ne imbecillità solo quelle che sono sono... 10 di Chi più. è in disaccordo con lei dice imbecillità. No, no, Cioè, no, no, voglio no, io dire, non. Pellegrino che ha co-scritto la Severino dovrebbe sapere qualcosa della Severino. Penso Non è che non capisca necessariamente molto della una... Severino, visto che per 3 volte è stata rinviata alla Corte Costituzionale, dal TAR di Napoli, dal TAR di Salerno e dal Consiglio di Stato e credo anche dalla Corte d'Appello di Bari. Quindi se io Sì. dovessi affidarmi alla scienza giuridica di Pellegrino, ci Va penserei bene. 3 volte. E altri giudizi di persone che dicono che comunque dopo questa roba, nel caso passasse questa sua interpretazione per cui si può fare la giunta, poi lei se ne va e robe di questo genere, invece lei troverebbe un nuovo ostacolo nello statuto locale della regione che dice che la elezione del presidente di fatto è valida solo dopo che ha espresso, dopo che una giunta, un programma. È evidente che dopo una giunta, un programma, lei non avrebbe tempo, perché dopo la giunta lei decadrebbe. Mi Si pare riesce a un'altra risolvere questo imbecillità. Io problema? non so chi le ha parlato dello statuto della Campania, lo conosco, ma è un'autentica imbecillità. Imbecillità anche Sì. questa, va bene? Oggi mi sono presa una fila di imbecillità, visto che leggo tutta una No, serie di no, cose no, che vengono considerate. No, no, ma mi visto che vengono riferisco. considerate. E Patroni Criffi, secondo lei, è una Dio persona lo abbia in gloria, che ha Patroni una Griffi. capacità legale? Non lo so che Perché fa lui, per esempio, Patroni Griffi. Patroni Griffi dice che il problema effettivamente è dibattibile, ma già per esempio i tempi e i modi di applicazione sono discutibili. Ecco. Benissimo, e discutiamone. Ma Renzi in tutto questo cosa le ha detto? Io non chiedo assolutamente nulla a Renzi. Renzi farà quello che deve fare, rispetterà la legge, punto.